Ladies and gentlemen, eccovi in una nuova puntata di Power 3D. Ciao guys. Qui. Ciao ragazzi. Niente, quindi ripartiamo. Se non avete visto le puntate precedenti, guardate le puntate precedenti. E basta, tutto bene. Siamo felici? Non mica tanto. Io sì, perché non devo comprare un riscaldatore per niente. Non mi scocciava comprare il riscaldatore nuovo. Mi scocciava prenderlo per niente, perché ho troppe cose già, capito? Cioè tu nella vita hai già troppe cose. Troppe cose che non mi servono. Una roba in più che non mi serve, non mi serve. No, assolutamente. Basta, sì, c'è niente qua. C'è nulla, non c'è nulla. Dai, prova a rilanciarlo che magari già da caldo. No. Adesso vediamo, fammi livellare a meno questo. Guarda quanto costa. Questi sono quelli che uso io. Guarda cosa costa. Cos'è? Ed è già un furto, eh. Cos'è? È il piatto, quello per stampare il policarbonato. Comunque non c'è un cazzo. Magari devi andare sul piatto questo della Sapphire. Sì, è andato, non c'è. Ah. Domani? Cosa? Video sera? No, domani sera te la caldaia. Sì. Venerdì sera? Da te? Dove possiamo fare durante il giorno? Sabato lavoro, Ciccio. Ma non lavori mai? Quando è che lavori? Giovedì e venerdì è pienissima. Mi ha chiamato un'altra cliente, domani, figa, non arrivi della caldaia, domani finirò tardi. Però vabbè, nel senso, al tipo le 4:30 dovrò cambiare una valvola trivino e scambiare la piastra. Dai, io arrivo a casa per le 6:15. Ma arriverò da te per le 8. Sì, va bene. La mia chiave. Dai, sono lì appoggiato. Faccio fare un bagno qua per le riprese. Quello chimico. Minchia che... Tanto i prossimi li faremo da te. Porto questo ambaradam qua. Almeno mi libero tutto sto... così ce l'ho io. Sì. Ti porto... No, la piastrella me la tengo. Chissà cosa ci fai sulla piastrella. Comoda. Beh, sabato video con Giampiero Maiandi. Lo fai su. Poi vado a... da lei. E poi verso l'una vado a ballare al Ponderosa. Bello. Sabato intenso, Qual è la chiave questa qua? Io so che ce la fai. Hai capito? Ce la farai, Max. Io lo so. Tu sei il numero uno. L'ho stappato. Ho capito. Hai capito? Sì. No. Quando torno giù, voglio che Max si gira e dice, ok, siamo pronti per stampare. Sta cosa qua che mi sale. Hai visto il film quello di Nike che lui dice che c'è il CEO che è tutto un po' scombinato. Dice tipo, è importante respirare. Ah, sì. Ma posso aprire le cocchine? Vai, te la apro io. Bravo. Metto in carica la batteria del... Ok. Dai, ci siamo. Ci siamo. Gesem. Sì, perfetto. Perfetto livellamento. Allora, prima però ti ricordi che quando accendevo la stampante saliva subito la temperatura? Adesso comunque lei scende. È giusto che scende. Però il problema è che quando adesso imposto tipo 60 gradi deve rimanere a 60. Non deve andare oltre 60. Se va oltre 60 questo è un problema. E lo faceva adesso? Eh sì, adesso quando ho fatto il PID ho modulato a 70, però dopo è rimasto 2-3 minuti e 70 e poi è iniziato a salire ancora. Cazzo, è come se non staccasse. Magari è il MOSFET davvero, che il MOSFET deve modulare. Ah certo, e adesso sale anche su. Due? No. Fa fatica adesso. Cazzo, no. In questo pad fa cagare, è troppo poco potente. Cazzo, che adesso la chiavetta ce l'ha Carlo. Potrebbe essere questo il piatto. Questo è 3,10 e poi dice 35 indietro, 35 indietro. C'è un metro? Però che misura di merda danno. Qua siamo a 25. 25 per 25. E questo quant'è tutto? 2,90 per 2,90. Magari ci sta, togli un centimetro, 35. Porco Dio, ma perché mettono queste misure qua da scemi? C'ho dei popcorn, ma non li vedo. Ah, eccolo qua l'interasse. 170. Di che? Ah no, aspetta, di quell'altra. Massi, come andiamo? Ho fatto un livellamento. Oh, bene. Possiamo partire, però andiamo come temperatura 50 del piatto. Ma dai, 60. Minchia, fa fatica adesso. Adesso non ce la fa più salire. Posso fare una cosa io? Io dovrei aprire i decantatori dell'olio del Subaru per svuotarli. Perché c'è qualche goccia di olio sotto. Visto che dovete fare voi, intanto parliamo. Non so. Prendi male? Devo aprire solo un robo, un bicchiere e svuotarlo. Ma sì, ma io non ho mai visto una roba così. Adesso ti spacco il tuo piatto. No, il mio no. Cos'è che stai stampando te, Max? Niente, mi dai il... metti dentro. Come qualche fa senza piatto cosa sto stampando? No, in generale, in questo periodo. Tu hai lasciato a casa la chiavetta. Eh sì. C'erano tutti là i cosi del... Che cosa?
tutti i file dell'input shaping, anche per attivarlo. Perché nella stessa chiavetta? Eh sì, è quella che ti ho dato. Perché l'hai portata a casa? No, no, me l'ha data lui per un file, non pensavo che... Eh sì, è la stessa. Ho capito, Max. Mi sono dimenticato di dirlo. Porco. Comunque, drogatevi un po' meno. No. Ma ragazzi, però poi arrivo a casa, sono stanco, non... lo so, stavolta è colpa mia, ragazzi è colpa mia, completamente colpa mia. Una volta per uno, basta, 200 video. Minchia, scusa Carlo, mi sento proprio dimenticato. Sì, lo so, sono uno stronzo, sono un cretino, sono scemo stupido, sono un cretino pagliaccio. Amen. Cosa devo fare? Ma che cazzo me ne frega di quella roba lì? Il problema è come la risolviamo adesso? Devo andare sul sito. Del GH? Eh sì. Dai, vai sul sito, che mi ha fatto. Aspetta che ti ho scollegato l'internet. Te lo ricollego. Te col cofano aperto. Cioè, qua stiamo degenerando, però, Hotspot. Ottimizzo, no? Poi quando ho pensato di farlo in puntata, perché ogni volta lo devo fare trovo sempre l'olio sotto, ho pensato, cazzo, pensa che figata, uno mentre fa la stampante, un'altra telecamera, fa i lavori alla macchina, fa il cambio olio. E non è stupida la cosa. Attivami il porco Diaz. È attivato. No, sì, internet non disponibile. Ricercalo di nuovo. Allora, questo? Poi, G-Code Generator? No, è il modello contro. Ma Stupid che cazzo c'ha adesso? Non lo so. Non lo sai? No. Dai, intanto scarichiamo sto coso. AB. XY è per le stampanti, quelle con bad slinger. Aspetta, poi. Niente, me lo devi mettere qua dentro. Tutto qua? Sì, dobbiamo stampare quello prima. È quello per l'input shaping. C'è già dentro. Dove? Mi dice che c'è. Sostituisci il canale di stazione. Allora, prendi quello che c'è dentro qua. Scusa, l'hai già cancellato? No, non l'ho messo. È qua da. È qua dal. Ok, basta. Allora c'è già. Non l'abbiamo tolti allora, meglio. Dal 19 febbraio. Meglio, non l'abbiamo tolti. Dal 19 febbraio, che cazzo stai dicendo? 19 febbraio 2023. Ah, allora quando l'ho fatto sulla mia. Poi, quindi espello. Espelmilo. Vuoi vedere quanto olio ci ha dato che ha decantato? Non so cosa sia. L'olio? Ha fatto il PID! E allora no. L'ha fatto! Guarda che sabato configurazione. Non so cosa sia. Salva. Per evitare il blue buy. Per non farlo i fumi. Sì, invece, no? Bicchierino. Questo qua andrebbe in aspirazione. Brucierebbe il motore, questo qua. E quando si crea pressione in coppa. Mai toccare quell'olio lì con le mani. Cioè? È una cosa che mi hanno detto quando quello che ci viene a prendere gli oli esausti al lavoro. Non lo sto toccando, infatti. Soprattutto ho detto, quello delle automobili, tutti i tipi di oli che si tirano fuori dalle auto sono i più cancerogeni in assoluto. Mica me lo bevo. No, anche per contatto con la pelle, perché attraverso i pori entra. Ragazzi, dai, vado. Vai. Penso che fuoco quello che era dentro qua. Max è preso bene. Come mai ha fatto il PID, Simon? Perché adesso me l'ha salvato? Quanto cazzo va veloce sta stampante? Sì, ma quella è una Delta però, è la loro Delta. Sì, che in fiera la facevano stampare testa in giù. Quella della GH? Ma la Kiss 3D fa stampanti? No, qua stiamo guardando GH Enterprise. Noi. Fanno stampanti? Hanno fatto una Delta, credo. Ma non la vendono. Ma non la vendono, è per loro, è sperimentale. Però secondo me qua è accelerato il video, guardi i secondi. Ma va. Guarda i secondi. Sì, questi sono 10. Ma mi sembrano anche più veloci i secondi, no? No. Funziona. Adesso ho guardato il PID e li ha cambiati, infatti. Ti ricordi quel lavoro di ieri? Dello studio che sto facendo lì qua. Oggi ho fatturato. Questo è l'altro, questo ce n'è di più. Cosa c'è? Ma non c'è il filo! Non c'è il filo! Ma certo che c'è il filo! Siamo un po' alti? Questo è l'altro, guardate, c'è un po' di più. Minchia. E sono due bancate. Vai, basta. Di 0.05. Cos'è sta roba? Adesso fa la prova del... Dobbiamo controllare le oscillazioni. Gli squilli così che piccolo. Fa. Piccolo? Mm-hmm. Non è quello di clip? Lo fa così più. Questo è un loro file. Quindi adesso state ancora? Testando? Mi devo abbassare ancora? No. Adesso vedrai che a un tot di layer cambierà le accelerazioni. Il primo layer lo fa così.
Basta mangiare queste schifezze. Sì, basta. Comunque non capisco perché adesso l'ha fatto il PIB. E l'ha pure salvato, eh. Infatti prima era 3,50, adesso 228. Di che cosa? E il PID del PIK. Questo qua, l'unica cazzata che hanno fatto è che hanno messo su nel file un loro flusso che non può modificare. Quindi il primo lo fa molto ciccione e gratterà un po' i primi 2-3 layer. Minchia. Lo so, è fatto così. Dopo basta, perché adesso fa la base, ma dopo è solo l'esterno. Dentro non fa riempimento, sia porcella. Però stampata bene, eh? Sperando che queste qua non si spocchino anche queste, perché... No, cos'è il problema? È che quello che dice lui è che qua è solo una vite. Quindi alla lunga non funziona bene. Però se ci guardi, la vite è alla stessa... Sì, è sullo stesso asse della cinghia. Non proprio uguale, eh? Oh, comunque Mattia mi ha fatto un motore della Madonna, non mangia un cazzo di olio. Ho il suo lavoro. Figa, no. Se l'è bravo, l'è sì, bravo. Sì, ma sulle tolleranze. Se l'è bravo, l'è bravo. Sì, vabbè, basta un po' chi fa le tolleranze sbagliate, sbagli la rettifica. E perché i motori mangiano olio? Perché le fasce raschia olio non trattengono la lubrificazione che c'è sotto il pistone e va in camera di scoppio, lo bruci. Sì. Bruciandolo... Si carbonizza sulla testa del pistone, sulle valvole, e poi nei chilometri succede sempre un casino. Sì. Direi che adesso non sale più. Corretto. Rimane lì. Quindi tutti felici adesso. Tutti felici adesso. Vabbè, volevamo fare due puntate in più, dai. Grazie. Affezionati alla Safir. Ma però resta sempre sul sito del GH, che poi adesso devo guardare un paio di cose. Vabbè, intanto mi siedo in camera regia un secondo, perché sono stanco. E la scheda è ancora qua? Sì, è buona, quella me la porto a casa, sì, sì. Questa via, questo. Sì, adesso faccio pulizia, tra. No, sistemo io, dai. Vedi, c'è gente che ha rifatto il Gantry della Safir. Gente, il video di Luis l'hai visto? Ti è piaciuto? C'è gente? No. Sì, quello è bello. Vai, c'è gente? C'è gente che ha rifatto il Gantry della Safir. Sì, ma niente di particolare. No. Ah, questi sono tuoi, Max, eh? Te l'avevo staccati. Sì, ok. Comunque il Vets, lui ha messo una MGN9. Una guida. Giusto? Mentre questa è la 12. Quella da più piccola più costa? La guida non lineare? Saprei. Secondo me guarda che è il grado di tolleranza di precisione che ti fa aumentare il prezzo della guida. Non è la dimensione. Comunque ma dovrei comprare una pizza amperometrica. La vuoi? Ma la voglio anche per la, calma, per la DC. Dai. Sì. Ha un bel valore. Questa qua l'avevo presa alla Futura Elettronica, non mi sembra che gli ho dato forse... Ma va, su Amazon costeranno 15-20 euro. 29 euro gli avevo dato. Sì, c'è un sacco di gente che ha messo a posto la... Questa è la Plus, non è la Pro, giusto? Questa è la Plus. Certo che hai andato due nomi di merda, Pro Plus... Alcuni la... Quante che ce l'avevo uguali, che però sono invertiti? Puoi anche chiamarla SP3, SP5. L'Elego? No, la Mingda. La Mingda c'ha Plus e Pro. Beh. La Pro è quella più grande. Mingda? Allora, aspetta, l'avete spiegato cosa state facendo? Abbiamo mandato il file stampa del modello scaricato dal loro sito per poter andare a calibrare la frequenza di squillo. Però sta andando piano adesso. E ad ogni layer aumenta la velocità. Aumenta la velocità è impostata uguale, aumenta l'accelerazione. Sta andando a 100 mm al secondo, ma cambierà l'accelerazione fino ad arrivare a 10k. Sono le accelerazioni che danno quegli effetti. Quel colpo, sì, l'accelerazione. Ah, non la velocità. No, sulle accelerazioni. Ma l'accelerazione della velocità? Allora, per arrivare a un velocità di crociera, cioè nel senso tu imposti 100 mm. A 200 deve andare. Ok, a 200. Questa è la velocità di crociera, 200 okay. mm. Deve avere una velocità iniziale, chiamasi anche spunto, che è il jerk, per non partire da zero. Da quella velocità iniziale poi subisce un'accelerazione che porterà la stampante ad avere in quell'arco di tempo 200 metri al secondo, poi come velocità di crociera. Chiaramente se il percorso è troppo piccolo non ci arriverai se hai un'accelerazione troppo bassa. Devi avere un'accelerazione alta per poter arrivare a 200 mm se deve percorrere un tragitto breve. Quindi adesso sentirei adesso quando fa adesso sembra che stanno più veloce perché ha aumentato l'accelerazione, perché ha aumentato solo l'accelerazione, però esatto. La velocità è la stessa, la velocità è sempre la stessa, 100 mm al secondo.
Però lei ci arriva a 100, magari per 1000 ieri non arrivava perché era una esatto, bravo. Oh, quando l'accelerazione è troppo bassa su percorsi così brevi non fa in tempo a arrivare a quella velocità. Cristallino. Cristallino. Chiaro. E ti dirò, non ha neanche tanti squilli, eh. Ah, guarda che ti stai guardando già gli upgrade. Ma lì a metà cos'è che ha fatto? Secondo me ho fatto fatica a caricare il filamento in quel punto. L'ho visto anch'io. Però va che ne hanno fatte tante di mod per sta minchia di macchina. Guarda anche da tanto tempo. Ho capito, ma guarda che ne ha veramente tante. Questa è la 18ª puntata. Mamma mia. Per ora siamo diventati un po' scemi sul Diamond che ho disegnato io. Inutilmente. Sì. E per il piatto. Sì. Cioè ci è andata un po' lunga lì. Sì, decisamente. Non abbiamo pulito il piatto però. No. Ricordiamoci le prossime stampe, prima che poi si stacca. Lui ci segue. Chi ci segue? Non lo so. Ci segue? Non lo so, chiedo. No. Ah, com'è che si chiama? Johnny. Billy Ballo. Questo è bello. Facciamo. Devi comprarti le guide. Vabbè, quello non costa tanto. Quanto costa? Questo qua, 30 euro. 30 euro tutte e quattro. Dai, però c'è questo. Ma qua notavo, sito della Two Trees, $37,000. Vedi che era questo? Ma io lo trovo, l'abbiamo tolto tutti. Ah sì? Sì, perché dà problemi. Se no c'è questo, hai capito? Sì, sì. Forse questo è più semplice. Se ci pensi. Hai rigidito tutto, hai messo a posto gli angoli. Questa forse è la migliore. E poi c'è questa. Oh, il commento più bello della stampante della Cetus. Uè guys, mi occorrono due gambe per il tavolo, belle lucide e scintillanti. Le barre lisce. No? Io ti dico, è inutile fare quella. Ha più senso fare questa. No. Finito. Che e da lì cosa no, fa? No, lo fa sempre perché non è ancora attivato l'input shaping qua. Da lì cosa allora, guardiamo l'input shaping. Ciao. Dobbiamo controllare gli squill. Una penna. Questa è quella per il coso. Ce l'hai un marker, punta fine? Sì. Sì? No. Rosso? No. Devo mettermi in una luce un po' del cazzo qua. Vieni sotto questa. Qua. Vieni qua. Ok, adesso li vedo qua. Ok. Fammi vedere. Il bianco non è che fa vedere benissimo. Per me ne hai segnati due inutili. Quali? Questi due qua non ci sono. Io non li vedo. No, li vedi appena appena qua, guarda. Appena appena. E qua? No, quello solo questo. Sì, sono quelli più visibili. Però non ci sono. Boh. Io li vedo anche da qua. Guarda, contali da qua. Però molto meno. Sì, però ci sono. Però dopo si vedono di più. Vabbè. Ok. Quindi in quanti sono? No, aspetta, adesso te lo dico. Carlo, cosa fai? Sto leggendo una roba. Che cosa cambia dalla Sapphire Plus V2 2010-2011? Allora, alla New SP5 version. Ok, che il motore in Z e quella nella versione 2 sono sincronizzati, nell'altra no. Nella versione 1 non sono sincronizzati. No, lui parla che c'è la differenza. Questo kit è disegnato per la Sapphire Plus V2, non vanno bene sulla nuova SP5. Ma di quando è? Ma cosa cambia? Cambia un cazzo. L'unica cosa che hanno cambiato è la sincronizzazione della Z. Di che pezzo stai parlando te? No, probabilmente hanno cambiato qualcosa sopra. Perché è un pezzo del gantry. No, stavo pensando a un kit di rigidimento del gantry e di messa a punto. Serve una cosa importante. E c'è un tipo che l'ha già fatta. Calibro. Eh? Calibro. Per forza. Io lo sto prendo. Prendi le chiavi. Niente, adesso pisciare. No, adesso non andare. Vuoi una biretta, no? Vai. Una sola. Perché anche il calibro, fammi vedere. C'è dei popcorn. Sì, io faccio cagare comunque. Cioè, ho mangiato come una spugna adesso. E per non mangiare come una spugna in questo video, ho mangiato parecchio anche a casa. Buono. Tipo? Due hamburger. Due hamburger alla carne, basta. Insalata, una mozzarella di bufala, uno di yogurt. Eppure non basta, capito? Beh, ieri sera io avevo una fame da madonna. No, hai staccato la stampante. Problema? Perché? Io fai popcorn. Non l'ho fatto apposta. Vabbè, ma che problema c'è? Nessuno. Dobbiamo fare stacca i popcorn prima che arrivasse Simon. Da mezz'ora di tempo. Cosa facciamo in mezz'ora? Tutti i test, dici che ce la facciamo? Potremmo farci. A Paco Diaz. L'internet serve ancora? Sì.
Ah, che male. Col tuo metodo, Simon, funziona, ma si incastrano poi. Però vabbè, sporchi meno in giro. Vai, Max, dimmi. Vai. Allora. Fai spiegone. Il calcolo per trovare la frequenza è 100, che è la velocità impostata. 100, per, che è la velocità impostata per il numero di squilli che abbiamo tracciato. Tutto diviso, prendiamo la misura col calibro della lunghezza tra il primo squillo e l'ultimo. Tra il primo e l'ultimo, sì. Ok. Quindi in questo caso è 100 per, sono 10 meno 1, 9, quindi 100 per 9. 10 meno 1 cosa? Perché bisogna contare il numero di squilli. Quanti meno sono? 1. Quanti sono? Erano 10, diventa 9. Ok. Diviso la lunghezza che ho rilevato col calibro, che è 13,5, quindi 100 per 9, 9 fa 900, diviso 13,5, 72 Hz. Ok. 72 Hz è buono. Cavolo. Cosa vuol dire? La Volon cos'è da ieri? 40, 50? Sì, sulla 6Y, sì. Perché la Volon su un asse, cioè tu hai, lavori sull'asse XY, ok? Questa sull'asse, no. No, questa perché non è clip. Clip fai prima un accelerometro, no. Su uno, usi l'accelerometro su un lato e sul lato. Su uno ti dice vai a 19.000, sull'altro ti dice vai a 7.000. Perché la Volon non nasce per andare a 20K, non nasce con Clipper. Con cosa nasce? Nasce con due. No, Massi. Eh? Nasce con due. Con la due. Cioè, una macchina meccanicamente buona, che stampa ai 100, 150. L'è fatta per andare... due ha l'input shaping? Ai tempi no. Adesso sì, adesso l'hanno introdotto anche con due. Sì, però non è pensata per andare forte la Volon. E quindi faranno una stampante, faranno una Volon con l'input shaping? Con un po' di upgrade la metti in bolla. Ok, ma ora che c'è l'input shaping, gli ingegneri della Volon ragioneranno 7. Diversamente perché era una stampante sì. Per input shaping, cioè, are la meglio. La VZBot nasce estremizzando con l'input concetto. Shaping. No? Non sporcare in giro. Non è mai pulito, se vuoi lento. Sì, guarda i popcorn che ci sono per terra. Ti sembra che durante tutta la stagione ci sono solo così pochi popcorn? In effetti. Più volte pulito. Baola. Adesso mi dai l'altro file che c'era qua. Allora, dai. Adesso mi diverto un po' finalmente. Vieni qua, dai, vieni qua, fallo te, che a me mi sta sulle palle usare il computer così. Io senza mouse già la mi sono... versi qua un po' di birra anche a me, il rabocchino là e me la porto. Sì, non è che stampiamo subito. Vai, apri Orca. No, vieni qua, devo impostare quegli hertz lì nel file. Arrivo. Così si versa la birra. Mica tanto il rabocchino così, però. Max. Allora, dentro qua. Allora l'ho fatti io, Fatti io. Grazie. Non devi mangiarli te. No. Tutti? No. Un po' puoi mangiarli, ovvio. Allora, Max. Apri adesso quel file, quello che c'era on. Ok. Con... No, aprilo con... Notepad. Con... Frequenza Hertz. Ok. Cos'è quello? A? Motor A. Allora, motor A, metti su 72. 72? E qua metti su MZV. Qua sopra? Sì. È migliore della tua. Minchia di brutto. Poi? MZV. Poi? L'altro B. Dov'è B? Qua. Sì, devi mettere... Qua lascerei EI, perché è abbastanza core, metti 53,84. Quindi meno della tua in questo caso. Boh. 53 punto o virgola? 53 punto. La virgola non la prendo. Ma scusa, perché è un asse e l'altro? Eh? È un asse e l'altro? Sì. Basta, lo salvi, me lo dai che lo attivi. Adesso qua, però devo staccare questo. Sì, stacca. Cosa devi staccare? Il popcorn. Prima mi ha staccato la Safi per farti popcorn. Vabbè, vedi te. Ce ne sono un po'. No. Portaglieli. Li ho fatti bene? Eh? Dopo salati? Un po' sì. Sono buoni i salati. No. Non senti più là. Abbiamo fino a fine del sale. Fatti capire. Ma se vuoi mangiali. Volete pulire il piatto? Sì. No, aspetta, fagli farlo zero almeno. C'hai l'alcol isopropilico? Sì, dietro là e il tuo straccetto è a fianco alla Longer. La Longer lì sta prendendo solo polvere. Non so. Ma non la mettete in vendita? Ma puoi mettere sui TMC? I GH li puoi mettere su questa? E cosa te ne fai? Mi sta aspetta, l'abbiamo detto l'altra volta. No, abbiamo visto che sono integrati i driver. Sono... Max, abbiamo aperto la scheda. Ti ricordi un cazzo? Sono integrati. Non sono integrati. No? No. Ti confondi. Perché tu mi hai regalato il GH, ti confondi con la Sovol. Ah, allora sì.
Voi cioè, non siete autistici come me voi? Sì. No, meno. Di più? No, meno. Io eh? Sono più autistico. Cioè, gli autistici si ricordano le robe che non sono inutili. Dai, dov'è l'autistico? Però tutte... È sopra lì. Questo, ma questo sì. Non è fatto per pulire i piatti. Come no? Va bene. Io non mi ricordo mai un cazzo. No, neanche mi ricordo un cazzo. Se te mi fai vedere una cosa, la smonti oggi. Sì. La guardo. Io faccio che tra due giorni non me la ricordo. Ma che cazzo sta facendo? Non so stapparlo. Cioè, tirami giù un po' il piatto, cosa faccio qua? E staccalo, se no ti calma. Sei fuori dalla scena, non puoi parlare. Chi mi chiama? Chi è? Judy. Mia mamma. Dai, rispondi. Mamma, ciao. Mamma. Mamma. Sto facendo i video. Ciao. Potrebbe essere, sì. Quando vuoi passare? Sì, figo. Pazzesco. Passami le girelle, le gli orsetti là, vicino al saldatore. Va bene, mi fa super piacere, Mimi. Mamma, sono in un posto che non prende. Mamma, sentiamoci. Sentiamoci per sabato. Allora, attivo l'input shaping. Vai. Poi... Perché l'input shaping su Marlin va attivato tutte le volte, è tipo G-code. Quindi deve stare sempre nella chiavetta. Eh sì. Perché ogni volta lanci prima quello e poi... Comodissimo. Scomodissimo. Non puoi metterlo nel Marlin, no? Allora, però lo puoi mettere in Orca Slicer adesso, invece di metterlo nella chiavetta. Ah sì? Come start G-code? Sì, come start G-code, bravo. Genale. Vedi, vedi? Perché con Prusa Slicer non lo fa. Invece con Orca Slicer puoi. Però... Io quando l'avevo fatto avevo ancora Prusa Slicer, quindi l'ho tenuto in chiavetta. Però sei più Sapphire. Ogni Sapphire ha un valore diverso. Boh, metti quel cazzo che vuoi stampare, to. Ma Orca Slicer ce l'abbiamo questa però. È installato l'altra volta. Non c'è. Ancora? Ma che te l'ho messa lì la sei disinstallato di nuovo. Ti ricordi che fa tutti i profili, le robe? No, sai cos'è il problema? È che è un programma standalone. Ah, non si installa. No. Io li odio i programmi standalone. Cioè, non trovo nessuna utilità. Vuoi stampare il cubo della Voron? No. Ancora sta benci? No, allora. No, no, dobbiamo fare le calibrazioni adesso. No. Le accelerazioni quanto possiamo. Già posto. Quanto possiamo andare? Te lo dico subito. Cioè, adesso che lo apro, mi avrà salvato i strategi dell'ultima volta. E che cazzo ne so? Non so. Adesso facciamo il max flow. No, accelerazione, quanto possiamo andare? Non so, te l'ha detto lui. No, non me l'ha detto. No, adesso un attimo. Eccola qua. Questo test qua è fatto fino a 10k, quindi non si è aperto, quindi vuol dire che fino a 10k sicuramente. E possiamo fare un altro test? Devi farlo con il test però di Orca Slicer, con le robe lì. Non il test che ti danno loro con Jack Enterprise, loro ti dicono guarda, con questi driver puoi arrivare fino a 20k. Nel test però è calibrato fino a 10k. L'altra volta quanti, che accelerazione avevamo? Se cambi accelerazioni, cambia il valore che devi mettere poi? No, dopo lui in base alla frequenza. La frequenza è quella di squillo. La frequenza è quella? È quella. Ok, se aumenti più l'accelerazione non è che... Cosa succede? Ma l'unica cosa che può avere problemi è che magari, secondo me, può shiftare. Lo mettiamo max flow rate. 100. Quanto porta questo Oten? Ah, non lo so. Metti 60. No, 100 non lo porta. Neanche il rapido lo porta. Prima. Metti 100. Fai il flow? Max flow. Quindi parti da di cosa? Quanto, parto da 5 e arrivo a 100. Ok. E tu quando non esplode più, come fai a sapere quant'è? Beh, ma lo vedi... Altezza. Fa più pezzi? No, ogni layer lei cambia. No. Ogni tot di layer. Ok. Adesso non so, forse ogni 5 layer. Ogni step aumenta di 0,5. In questo caso sarebbe stato utile averla collegata magari tipo Octoprint che ti faceva vedere a che layer sei. Qua non so se te lo fa vedere. Qua devi contartelo manualmente. Ma ascolta, per escludere Octoprint... 100 che velocità devi avere? Per? Escludere 100 di flow. Adesso te lo dico. Sì, i popcorn sono più sani delle caramelle. Sì, minchia altissimo. Vabbè, oh. Quanto impiegherà più che altro? Tra l'altro riparalo perché non ti serve ancora internet? No, adesso no. Altezza lei è 0,32. Anche ma dura 1,5 però. Ma si ferma prima, Massi. Lo fermiamo prima sicuramente. Arriva al 510. Simon. 510 di velocità. Vuoi vederla che si smonta? Tanto ormai facciamo la challenge. Fai conto che... Tanto non è tua, Max. Mi prendi scaldi, per favore. Ma non... tutte e due? Sì, sì. Orca Slicer è proprio bello, devo dire. Non mi trovo da Dio. Speed test si chiama. Sì, sì. Ci mette un'ora e mezza, hai detto? Tra l'altro questo potresti farlo andare. No. E vedi quando perde passi. Dopo un po' l'estrusore molla.
Ma io posso già farlo partire senza farlo riscaldare. Sì, sì. Da sopra non perdere tempo. Sembra che stai facendo la pipì là in fondo. Commenti su YouTube? No, sto guardando delle storie. Intanto io mi metto via sta roba qua perché me la devo portare. Domani sera devo stampare e devo farla partire. Allora, fai quella roba sulla mia. Rinforzare il gantry. Devo prendere qualcos'altro io, sì, questo. Non ho ancora capito che ho 10 metri, sai. Comunque Tinder ha aumentato, no, il livello di fighettine che mi guardano le storie. Così a caso? Eh no, perché ci sono uscito, ci siamo seguiti su Instagram, però tutte quelle con cui sono uscito con Instagram mi guardano sempre le storie. Tutte le fighe che mi guardano le storie arrivano tutte da Tinder. Prima non ce n'erano di donne. No, c'era mia sorella. Quanto hai messo prima, te, sul diametro? Dove? Il diametro del filamento. Ah, ma caso. Sono 7 qua. Massimo. 1,75. Florenzio. Zo 98, il classico. Metti 1,75, abbassi un po' il flow, non lo tieni mai a 1, il flow. Sempre da 0,98. Perché è un ingegnere, devi sapere. Che non mette mai cifre tonde. Perché se tu metti una cifra tonda, sembra un po' che l'hai sparata. Invece scrivi 0,98, anche preventivi, mai fare prezzi tondi, 200 euro, sei scemo. Fai 210, 190 è meglio perché viene percepito il 100, no? I miei preventivi sono sempre 2,80, 2,60, difficilmente c'è un 130. Non ha senso, non vuole comunicare niente. No, però non faccio mai 100. Sì, sì. 100 l'hai buttato lì, anche in progettazione, io mai ho perso i tondi. E invece sulle caldaie... Sulle caldaie perché è un... io faccio questa cifra, no? Però anche te potresti. Tu quant'è la caldaia? No, è che poi 80. Mi arrotondano loro. Se ti dico 300, 380 euro una riparazione, dai, fai 350. Quindi tu alzi già prima? No, io faccio cifre tonde, tipo 350, 300, 400, 200, 100, 50. È bravo. Difficile che... Fatti bene, sei bravo. O comunque, guarda, sarebbero di più, però fai 100, dai, capito? Te l'ho già arrotondato io. No, facciamo 80, no, fatto dire, sono arrotondato apposta. Sarebbero state 130. Ho arrotondato apposta. Ma cosa, ha passato di 5 centesimi, eh? Con 5 centesimi... Quando ogni volta facciamo partire una stampa mi ci sempre scendi 5 centesimi. Hai capito? No. Vabbè, si salverà, no? L'ho già salvato prima. Ah. Ogni volta tu mi dici scendi 5 centesimi perché rimane un po' alto dal piatto. Ma quando poi lo salvi rimane salvato? Certo. Sali semmai. Sì, io ragiono con... Che stecca che tira qua. Perché c'è quel cazzo di coso qua. Vedi, questo qua secondo me va legato meglio. Vabbè, dopo ci pensiamo. Io adesso ho grata tutto. No. No. Adesso è andato tutto. Secondo te è sabato al ponte? Sì, ma Massi, tutti i cavi qua non durano tanto, eh. Tutti i cavi che grattano. Secondo te è sabato? Sarà al Ponderosa a This Is Not. Quella la designer che disegna. No, è livellamento. Ma che livellamento? Lo so, il G-code che ho fatto male. Sta spurgando. Importante che non gratti. No, non gratta, non so cosa cazzo gli hai fatto però. Io ho detto di estrudere qua perché le mie stampanti quando finisco il livellamento vanno direttamente qua. Invece questa qua rimane là. Eccolo qua. Ma abbasso ancora. Minchia, abbassa di 5 centesimi. Alza di 5 centesimi. È la prima regola. Questo è il primo che ho visto, lo facevano su una latta che l'ho visto. Va bene? Quindi poi andare a 200 all'ora questo. 500. Fino a 500 arriverà. Sì, ma dopo quando a 500 ti trovi la stampante che si muove così. Come facciamo a capire quando... Quanto dura questo test? Un'ora e mezza. Scusa, 9 e 20. Abbiamo 20 minuti. Stiamo qua. Stai qua a guardarla? Non ci ho pensato. Sai che cosa? Che voglio secondo me girarla. Perché? Perché non ha senso che la vedi così, un cazzo. Che cazzo deve vedere la gente? E cosa vedi così? Non vedi nulla? Sì, si intravede. Si intravede. E non so, volete che rilancio il file con step più veloci? 1000. Perché 500 è troppo poco. Oh, un vulcano cosa arriverà? La 1000 lascia per terra, si sta fatta. Guarda che già si arriva a 30 di flow. Scusa, la bambola arriva a 32. Quanto sì, arriverà un vulcano? Questo è il test di velocità, poi dobbiamo fare anche... No, questo è max flow. Ah, è max. Ascolta, poi bisogna vedere anche sto filamento. Esatto. Però sopra il GH. Quello tre vie di ugello. CHT. CHT. GH, madonna. Capito, adesso il GH non capivo, dicevo. E sta facendo il brim. Non ha ancora iniziato a fare. E facciamo il file, dai. Più veloce. Tanto il piatto è già caldo, no?
Come faccio a dirgli di andare là davanti, Max? Come non faccio? Puoi sederti. Ma per farlo spurgo? Ma lascialo lì, tanto ormai l'ha fatto, va bene lì. No, fammi fare. Rispondimi alla domanda, per favore. Comunque fa la partire già più veloce. La home dov'è? Qua. È qua la home. Dove cazzo è la home? La home dov'è? Allora, qua, qua e qua. Quindi questo punto. No, ma quando finisci di livellare arriva là. Come faccio a gli vai qua? Vai X0, Y0? Questo è l'X0, Y0. Perché va lento adesso? Perché è 5. Sei partito troppo piano. Sto facendo il file. Ok. Scusami, scusami. Mi interrompo allora. Sì, interrompe e pulisci. No, aspetta, interrompere. Perché? Ho detto aspetta. Beh, adesso però era... Guarda che è livellato bene però il piatto, Allora, vedere, dai, partiamo da 10. Partiamo da 10, step da 1, ok? Cagatemi. Partiamo da 10, step da 1 al posto di 0,5. Di aumento. Secondo te perché mi guardano le storie? No, porco. Dai, la posso fermare? Secondo te, Max, perché guardano le storie? Perché sono interessati. A che cosa? Al cazzo, cosa vuoi che siano dalle storie. Eccolo, va. Sì, ma se siamo usciti mi hanno piccato. Ma sì, ma comunque quando uno è successo si mette a guardare 34 minuti e arriviamo a che velocità? 500, fantastico. Da quanto parti? Partiamo da 17. 17. Ma questo è un test che già esiste dentro il Casblast? Sì, che figata. No, tu imposti i parametri e te lo fa. Da inizio alla fine lui fa i vari... Sì, gli dici da... Parte da quanto hai detto? Velocità? Adesso fammi esportarmi, da 10 mi sembra. No, è poco. Dai, 10. Carlo! Ma cosa 10 è poco? Ma stai scherzando? Ma non di 6 è 12. Non di millimetri. Ma non al secondo. Ma voi vi drogate. Noi stiamo parlando di millimetri. Voi parlate, dammi ascolta, questo qua è 5. 5 di flow. Millimetri cubi al secondo. Sì, ma la devo fermare allora. Ma è troppo poco 5. Adesso è 17. È già cambiata tanto. No, 17 millimetri al secondo. È la velocità. Andrà a 17 mm al secondo? Adesso si faccio vedere. Ma è lentissimo. Ma pochissimo lo fa, porco Diaz. Solo sotto dove è blu, lo vedi? No. Saranno... Sì, quanti centimetri sono? Sto, pulisci il piatto. Ma io devo verificare che vada a 10, scusami. Sennò parte già sotto estrusione, praticamente. No, Carlo, allora, così no. Carlo. Così no, però, per favore. Così no cosa? Ma secondo me se non li mettiamo le dita... No, dammi qua. Cosa state combinando lì? No, non mi affondate il piatto, per favore. Ma permettami a fare il pide del piatto. No. Ti ammazzo. Vai, lo infilo io dentro nel telaio, lo infilo. Io se fossi voi fare il pide del piatto. Io ti inculo. Cos'è, non va? No, aspetta. Tiro la via un attimo. Porco due, vai. Cosa c'è? Sei convinto che se... Ma basta con ste tipe, non lo so! No, sto parlando del piatto del Max. Sei convinto che col piatto del Max identico a questo l'abbiamo risolta più facilmente? Secondo te? Se il Max non portava il suo piatto, proviamo anche un altro piatto. Io ero più contento, sicuro. Sì, lo so, però non diventavamo più scemi. Non lo so. Non avevamo un metro di misura, un metro di paragone. E quello è molto importante. Passava un piatto normale, secondo me. Sì, questo piatto, per me il suo piatto originale col vetro che dava la planarità, mettevi sul magnetico era più che sufficiente, no? Però dopo perché la planarità la dà il vetro. Devi, invece di scaldare a 60 devi scaldare a 70. Va bene, però risparmi 100 euro. Tu ce l'avevi col vetro prima? Sì. Che difficoltà avevi col vetro? Avevi comunque il piano magnetico su quello col vetro? No. Ah, stampavi sul vetro? No. Secondo te che differenza c'è a stampare sul vetro col piatto magnetico che con la lastra in alluminio col piatto magnetico? La planarità ce l'hai sempre. Ma il vetro riflettono anche loro. Cioè lui la Reborn ha dovuto cambiarlo, no? Che era in vetro? No? Sì, era in vetro. Mica è storto quel piatto. Era in vetro? La Reborn? Sto rispondendo un secondo, mi sto cagando. Cos'è che avete detto? La Reborn era in vetro? Sì, però il problema è che era tutta colla sotto. Quindi quando scaldava la colla tirava e piegava a 80 gradi, quando raffreddava poi rimaneva rimasto piegato perché la colla si è arrigidita. È il problema delle Reborn quello. Anche questa ce l'ha però. Quello non ha la colla, il piatto vetro qua non ha la colla. Tu vuoi vedere quella di secondo te che miglioramento ho avuto? Questi 100 euro mi fanno stampare meglio secondo te? No, non valgono, secondo me non valgono la spesa. Cioè, è una roba per farla bella.
per una stampante affidabile che può diventare da produzione. No, sì. Sai che l'unica cosa che può essere che quel lamierino di merda di 3 mm quando stampi 2 mm, 2 mm a 100 gradi si imbarca. E non riscalda più poi. Cosa succede? È vero che il piatto in vetro è dritto, ma quando schiaccia non ha, trova aria perché è rimasto imbarcato l'alluminio così. Sì, hai capito? Capito. Quindi non scalda? Beh, si poteva incollare meglio con... Io c'ho un biadesivo. Sai io che lo sto cercando? Un biadesivo per alte temperature. Che 3 mm. 3 mm. Te un biadesivo per alte qua, temperature. Qua, Massi, io ho messo due mesh bed level. Questo è per il calore. Io un secondo. Ma però non so se è per le altre temperature. Perché abbiamo un G29 e un G80 subito dopo? Quale devo eliminare? No, devi eliminarlo il G80. G80 devo eliminarlo? Eh sì. Perché? L'abbiamo aggiunto apposta. No, G29... Ah, adesso sto facendo il fiolo. Sto cercando di risolverlo. Perché vedi, io da qua poi io dico GY-3. Sì, però io so che non so cos'è il G80, non me lo ricordo. Dovresti andare a vedere su Marley. Scrivi G-code Marley G80 e ti viene subito cosa vuol dire. Ti è piaciuto il post della Cetus? Va già velocina la ragazza, guarda qua. Ti è piaciuto il post della Cetus? Nuova... Sì, sì. In famiglia Power 3D. Figa! Nuova stampante in Power 3D. Cannelisce da 20 mm. Puttana, Toio. E poi ho messo la canzone di... Oh, sai che sto seguendo Anatoli? Chi è? Sai chi è? Sì. Quello della palestra? Allora, io lo seguivo... Cioè, ho iniziato a vedere le storie su Instagram. Sì. No, i reel. Poi vedevo che le inquadrature non erano giuste da reel. E pensavo, questo qua... questi reel sono stati, lui, no? Sono stati presi da un'inquadratura orizzontale, importata nel verticale. E cazzo, poi ho visto che c'era il canale YouTube, sono andato a vedere... Ci sono proprio dei video che durano 15 minuti di lui che va in palestra... Ma lui è bellissimo. Non è grosso, ma è potentissimo. Sì, infatti stavo parlando con la mia personal trainer. Chi è? Io non so chi cazzo è. Anatoli. C'è questo qua che è fortissimo, ma non è grosso. Praticamente lui è la metà di quelli grossi. Però che, è estra. E lui tira su il doppio dei pesi. E lui è più forte. Non ha massa. Ah, era quello che aveva fatto lui che era andato in palestra e tirava sui pesi. Lui faceva. Sì, il vecchietto. Ah, tipo il vecchietto che fa così, che va lì, prova le cose. Tipo, ci sono le tipe che fanno questi qua, come si chiamano? Non sono gli squat questi da terra. Gli squat sono quelli che il manubrio su. Le alzate, come si chiamano? Vabbè, capito. Scusami, là è X0, Y0. Sì. Quelli delle tipe, lo prende con una mano, vroom, e lo tira su così. Che le tipe fanno questo. Ma come fa a essere così forte? E per me... La droga. No, è come il tipo di allenamento. Cioè, se quelli che vogliono diventare grossi lo fanno perché vogliono diventare grossi, ok? Devono eseguire degli... esercizi in una certa maniera per aumentare la massa, ma non stai aumentando la forza. Stai aumentando la massa. Quindi saranno esercizi più lenti. Mi serve internet. Quindi il muscolo diventa gigante, ma non è forte. Quindi è solo un fattore estetico. Cos'è che devi modificare? Sto modificando il G-code per evitare quella roba lì. Beh, ormai adesso questo lo lascio. I settaggi sto modificando. Sì. Non capisco perché era lei. Sono partite l'evento, il primo layer? Primo layer. Cioè il secondo? No, primo. E sono partite l'evento, le vuol dire che è il secondo? Secondo. Sì, scusami. Layer 0 io considero. Questo è 10 mm. Di flow. Sono quante strisce sono? 1 o 2? Cioè tipo base mode o... È base mode. È una, così larga? Ma sotto perché c'è la barra. No, ma questa, figa, sono due. Sì. No? Sono due layer questi. No, è uno. Dov'è il calibro? È lì, il calibro. 97 mm. Sono due da 43. Ho capito, ma che accelerazione gli è andata? Non adesso gli stiamo dando il flow, ma l'accelerazione... Non accelera costantemente. Ah, sì. Ma dovrà aumentare. Senti che sta puntando. E perché non fa un cerchio, allora? E fa questa forma? Non lo so. Un circuito. Perché il problema è la curva secca, Vedi che sono una riga? Sono due. No, è una. Ma ascolta, un attimo. 84 mm. 0,84. Vuol dire che sono due da 42. Una da 84. Così larga? Come fa a essere? Con un ugello da 0,4 e strutto da 0,84. Guarda, sì. Sì, cosa? Lo imposta a 0,7, lui lo fa. 0,7? Luca mette 0,32 altezza layer e 0,7 di larghezza estrusione. Lo fa lui in automatico. Per buttar fuori. Sì. Sì. Però poi diventa 84, l'ho misurato. No, per lì perché magari non la io pure con le temperature umido. Il materiale del cazzo. 220 state andando,
per andare veloce. Ma mi hai visto che l'altra volta sulla barchetta? Sai cosa senti? Hai sentito come è andata? Attacca bene sul piatto, eh. Non ha, l'unica cosa, non ha una grande potenza magnetica. Questo piatto? Vabbè, non stamperò mai ABS. Io quando stampo ABS, infatti, metto anche due mollette. Sì. Come gira la bobina? Beh, si gira. Beh, se sto dentro a 0,72, praticamente non gioco da 0,8. Gioco da 0,6 e sentita? Aumentata. Quando arriva qua aumenta. Quanto dura tutto? Che non arriveremo a tutto? A 500 mm non arriviamo. Tutto estrude a 500 mm. Ci mette 34 minuti. Per almeno un quarto d'ora siamo arrivati. 10 minuti. Dai, ma lascialo andare, adesso siamo qua. Sì, adesso vedrai che fa poco sbarella. Cioè, secondo me già sul verde, guarda, lo vedi qua il verde? Mm? È a 33 di flow. Cioè, metto i cubi. Vai, ripartito. Si è spenta la telecamera, non sappiamo quando. Il Max se n'è accorto così per caso, fortunatamente. Non so, raccontiamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo lanciato? Vabbè, no, era un punto di prima. Però non so da quanto tempo è spenta. No, si era appena spenta. Ho visto che diventava blu lo schermo e basta. Comunque oggi sono andato a lezione lunga per prendere le caramelle. Non sapevo dove fosse. Non l'ho commessa. Scusi, ma le caramelle dove sono? Ah, tu dove sei nato? Tipo, tu ti hai detto una roba del genere. Io non ho mai preso le caramelle. Mai. A un certo punto arrivo. Che brutta muro, infanzia. Un muro. Sì, una roba immensa, bellissima. C'è di tutto. Beh, l'essere lunga è il top. Manca una vita brugola del piatto sotto, vedi, lasciarlo in giro. Sono 3, 4 qua. Sa che fa una riga ogni cambio? Guarda, vedi che ci sono delle righe? No, guarda qua. Io sono delle lineette, le vedi? E cosa vuol dire lì? Salta? No, secondo me è una lineetta che fa apposta per dirti guarda che qua sto cambiando. Sì, lo so, ho fatto anche quel test. Quindi sta più stretta. Quindi non devi andare col metro. No. Sta più stretta. Sì. Estrude quindi meno. Al posto di essere 0,7 in quel punto è 0,4. Guarda, vieni qua. Calibrazione. Uh-huh. Hai tutte queste. Poi fai max flow rate. Sì. Quindi fai conto, la prima lineetta è 10. Quanto siamo? No, 10. La prima lineetta o la seconda? Cioè parte a 10. Quindi la seconda lineetta è 20. 1, 2, 3, 4 righe vedo. 40. 40 cosa? No, non è vero. 10, 11, 12, 13, non andiamo avanti. Quindi siamo a 10, 11, 12, 13, 14. 14 ce la fa. Tu l'hai mai fatto questo test? No, mai. Prima volta. Sì. Non l'hai fatto. Prima volta? In my life. Tu l'hai già fatto? L'hai fatto per che cosa? Per il drago. Quanto è arrivato? 70. Madonna, poco. Ma non è vulcano. E io ho preso l'UHF. All'UHF. E quindi? Ma è l'ugello lungo? È un vulcano potenziale. È un ugello vulcano? È un ugello lungo? No. Hai sempre... No, certo. No. Camera cambia completamente il... Come si chiama? Quello dentro. Il scaldatore? No. La gola? La gola. Completamente diversa la gola. Ma l'ugello è sempre la V6, poi il riscaldatore è più lungo. Praticamente tengono il riscaldatore, l'ugello non è che va dentro tutto. L'ugello entra solo un pochino e sopra c'è come un... La prolunga. Vediamo quando arriva... Ragazzi, in teoria con questa, test, se a un certo punto non ce la farò più a estrudere, comunque noi potremmo lasciarla andare e vediamo quando comincia a sbarellare a livello di velocità. Cioè è inutile fare la VFA, l'altro test per la Max. Dici? Ti ricordi quando abbiamo fatto il video del Covid, delle visiere? Eravamo qua col metro, con tutte le Ender 3. Passata una vita. Sì. No? Beh, li viste prima. Divertiti un po'. Adesso ci stanno divertendo, Max. Ho fatto uno sbatti di merda, eh. Beh, però cazzo è... E tu eri venuto qua da me? È venuto? No? Io ero venuto la prima volta, quando ti ho portato quella cassa ad attaccare il cavo. Ah sì, della Yama. No, però poi per la stampante 3D non eri mai venuto. Mi hai solo chiesto che stampante comprare. Era il periodo del Covid quando noi facevamo le visiere. Mi devo stampare due pezzi per l'acquario e... con gli acquari come va? Quel cosa che ti ho fatto disegnare, niente. Ma mettiamoci a farlo, a venderlo. Non si è fatto più sentire. Ma vendiamolo noi, che cazzo gli è dato a fare? Vendiamolo. Facciamo un video su quel prodotto, stampato con una stampante. Ci danno una stampante e stampiamo quella roba lì. No, è il progetto, l'abbiamo già fatto? Abbiamo già il progetto, ci danno una stampante, facciamo vedere. Non ci sta, non conosco il mercato, non so come funziona. Però facciamo un video. E poi chi lo vende? E poi chi lo vende? Sulla stampante. Sì, video sulla tiriamo dentro quel progetto che è già stato fatto. Lo buttiamo dentro nella stampante, poi diciamo ragazzi, se qualcuno lo vuole, se qualcuno interessa questo, l'ho disegnato io, non lo do in giro, contattate il Max e compratelo al Max.
E poi se lo vende lui, se li stampa e se li vende lui. È già fatto, cioè, capito? Va bene. Poi royalty, in base a quanti ne vendi. Cioè, no, no, capiamo quanto vendere e una mia commissione a oggetto stampato, sì, che cazzo ne so. Mentato. Sì. Quindi qui non possiamo capire quant'è? Guarda cosa sta facendo però lì. Vedi che un po' non è dritto. Non è dritto. Lì non è dritto. Dove c'è la curva non è dritto. Per me è perché non lo raffredda, è troppo. Lo abbassiamo a 2.10. Ma secondo me è proprio anche il materiale che lo abbassiamo a 2.10. Se abbassi a 2.10 abbassi il flow. Va bene. No, ma perché? Perché non stamperò mai a 2.20 se stampa di merda. Perché non ce la fa raffreddare. Si fermerà prima per 10 gradi, ok? Però... Se no buttiamolo a 250 e aumento il flow, sì, però poi cola cambia tutto. Cambia tanto anche il materiale, se il materiale è di guarda, merda. Guarda, è già perso. Come è già perso? Ah, sì. Prova a rialzarlo. Sì, veloce. Già al limite. Ecco, uff, il pelo. No, non ce la fa lo stesso. Non ce la fa lo stesso? Mm. Come fai a dire che non ce la fa? Ma sì che ce la fa, lo sta facendo. È un po' fa. È 2.15 adesso. Ah, 12, sì. 2.12, 2.10. Non ce la fa risalire. Adesso sta 2.16. 2.17, è aumentata ancora la velocità però. 2.20, ora è 2.20. Aia. Non ce la fa. Stiamo al limite. Stai continuando a salire, non ce la fa. Ma perché non lo raffredda neanche? Non riesce a fare le curve. 11, 12, vedi? 13, 14, non raffredda, 15, 15, non raffredda. 16, 17, 18, 19, 20, 6. 20 cosa? 20 mm cubi secondo. Perché le ha fatto. E lui era 70? Certo. Q2. Sì, ma la mia quando l'ultimo layer faceva 30, così, Sì, ma l'ultimo layer faceva così, Proviamo l'altro gello la prossima volta. Prossimo video, dai, chiudiamo. No, non vogliamo vedere quanto va di velocità. Allora tira indietro il filamento, dai, non faglielo estrudere. No, dai che se lo macina dentro. Tiralo. Cosa fate? Tira per ma fermate la stampante. Ma per aprirlo. No, metti in pausa, toglilo e riparti. Metti in pausa. E parcheggia lei, Sfila. Sta filando, non va. Devo schiacciare, no? Senti, fai cambio filamento. No, perché poi lo vuole indietro. No. Fai cambio filamento. Come si fa? Si schiaccia o si tira? Tira fuori un attimo. Vai, tira. Vai, fai partire. Non sappiamo che altezza o cosa. Ma riprende senza filo però adesso. Sì. Sì, ma è per vedere la velocità. Ah, ok. La domanda è, come fai a sapere la velocità? Beh, una puttanata, stiamo facendo una puttanata. Facciamo un test di velocità. Non puoi fare un test di velocità se non stampi. Come fai? Ah, è vero. Che cazzo fai? Non hai clip, non sai a che velocità va. Clip ti dà. Quindi adesso il collo di bottiglia è il filamento che non riesce a estrudere. Il filamento, anche il Bruxelles non è che un gran flow. Cioè il Vulcano non ha un gran flow. Cioè ma anche comunque sei arrivato a 20. La maggior parte dei PLA vanno, per dirti, il PLA Silk è Al prossimo video è a 7. Il prossimo video lo facciamo partire con l'altro ugello CHT. E vediamo quanto. Stesso file. Stesso file, stesso PLA. Poi magari tu ce l'hai un PLA alto flusso a casa? Un filamento che va bene? Sì, quello della Ace. Lo porti? E facciamo il terzo test con sempre il CHT con il PLA alto flusso. Così abbiamo tre dati diversi. Sì, è figo, no? 20 standard. Magari fa 25 col CHT, magari fa 30 col CHT il filamento giusto. Poi ovvio che anche questo 20 col filamento giusto magari mi arriva a 25. Magari. Cazzo, io l'ho portato a termine. A 70 l'ha portato a termine completo. Ed era pure venuto bene. Quello nero che ti avevo fatto la foto, ti ricordi? No, mi fido. Quindi adesso arriverà a 500 di velocità? Però con che accelerazione? Che limiti c'è su stamattina? C'è di limiti. Adesso lo vado a vedere. Ma anche faccia fatica. Simon, guardala. Aspetta. Ho visto che sbarellava. Prova microfono. Prova, Carlo. Prova. È spento. No. Sì. Prova, io? Sì. Io? Tu va. Prova. Perché è spento? Vai, prova. Ha un'attacca. Deve prova. Solo. Cazzo. Come ha fatto a spegnersi? Guardalo. Sembra normale. Sta sbarellando, no? Oh, vado un salto a prendere una roba in macchina. Vai. Che cosa? Intanto che finite qua. Sì, devo uscire. Così dopo saliamo in casa. Ma non sta sbadellando? Sai cos'è che... Ma guarda come sta sbadellando. È la di Marlin. L'arc. Solo sui raccordi li fa, se tu noti.
facile l'accordo. Eh certo, sì, è il punto più critico. Perché non ha la cambiare il jerk. Magari c'è il jerk troppo basso, E quindi cosa succede? Che rallenta. Adesso vorrei sapere a che velocità siamo qua. Aumentato ancora. Sì, ci vorrebbe un metro qualcosa, no? L'hai vista? Inchioda. E di male è una merda da questo punto di vista. Con Octoprint sì, ci stava. Ora che lo colleghi Octoprint. Octoprint ti metti sul visualizzatore G-Code e vedi che sì. Riesci a vedere. Cosa succede se la fai andare troppo? Si spacca? Adesso dopo c'ho un file dentro qua con le prove incrociata vuoto. Scaldano? No. Sai che non so se fare sto upgrade del piatto. Allora ti togli un problema. No? Però costa tanto in effetti. Non c'è un'alternativa cinese, costa un po' di meno, no? Non so. Ti dico conto che comunque sembra abbastanza lento perché fa un percorso lungo. Sul percorso così una benchy sarebbe velocissima in realtà. Sì. Perché sta utilizzando una lunghezza. Ma tu non l'hai mai clipperizzata? Avevo clipperizzato quella di Simon. Ma adesso passerò anch'io clipper perché ero curioso di parlare di GH. Poi in realtà mi sono trovato bene, stappavo bene, ho detto che cazzo me lo vuoi fare. Sta andando? Sì. Cos'è il problema? Che adesso Marlin ha un problema che sulle curve c'ha il jerk che inchioda. Cos'è il jerk? Il jerk è lo spunto per allentare. È lo spunto per allentare e frenare. Perché lui ha clipper. No, anch'io ma... sulla staff io ho GH. Clipper ce l'ho sulla Reborn. Ah, sulla faccio... GH è Marlin anche te. È sì. Uguale la tua. La sorella. È la sorella, ma ho il Dragon WHF. Cambia solo quello. Scusami, non ti facesti rumore in modo? Non ti facesti rumore? Questo rumore che cos'è? Sembra qualcosa. È il cavo qua, no? Ma che è sceso quel filo lì però? Ma non possiamo tagliarlo col trompino? Sì, anche secondo me. Ma sai che secondo me è che non abbiamo neanche ingrassato però lubrificato le guide. Come no? No, non sono lubrificate quelle guide lì, sono secche. Ma la stoppiamo sta macchina? Cosa fai? Dai, 11-10. Sono i... La guida. 11-10. Basta. Chiudiamo. Spegnila. Spegnila. Spengo. Chiusura. Prossimo video. Oh, non ha preso il coso. C'è quel fil di ferro che rompe le palle. E dobbiamo sistemarlo. Sì, quello va sistemato. Perché non mi permette di andare a prendere il coso. Taglialo. E dopo non taglia i... Aspetta, lo piego. Non puoi tirarlo su. Lo su, piego su. In su. Vai, ci diamo. Ragazzi, come vedete abbiamo fatto il primo test. Poi metteremo il CHT. Poi metteremo un nuovo iFlow PLA. Che devo ancora capire qual è. Se è polymaker. Quello della Race, ad esempio, una bobina della Race non lo ripacca. Quello della Race è stato modificato pesantemente per il flusso. E basta. Comunque la stampante va. Ovvio ha un problema di ventilazione. Cioè non... Sarebbe da mettergli una ventola da qualche parte, tipo qua. Allora, sì. io mi è venuta in mente un'idea. Mentre stampavamo... Hai visto quella che ti ho mandato? Mentre stampavamo, se uno sta così... Guarda, era brutto. Però fa casino. Vabbè. Bisogna farlo in un orario giusto per capire. Va bene. Non romperlo, eh. Romperlo. Lo teniamo. Lo metto... Vedi, questo qua, Simon, devi pensarci te a legarli meglio questi. Come hai fatto con questi qua dietro. Adesso è diventato ciccionissimo. Fermo. Sì, tranquillo. Va bene, guys, quindi ci siamo detti tutto. Faremo i prossimi test, a parte, diciamo, un po' più interessante, divertente anche, no? La macchina va. Abbiamo fatto input shaping. Va bene così. 70 al Dragon è una follia. Posso provare una cosa? Cioè 70 è una... Con la Bambo è 32.
il doppio. Per me no, c'è cosa che non va. Quanto arriva il rapido? 90. Anche di più. Dai, prossimo video, ciao boys. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao guys.